Mario Occhiuto, candidato a sindaco di Cosenza, prosegue la sua campagna elettorale tra la gente e in tutte le zone della città, illustrando i contenuti più significativi del suo programma politico-amministrativo. Ultima tappa in ordine di tempo Città 2000, dove Occhiuto ha spiegato il lavoro fatto nei primi 5 anni del suo mandato, ovvero la riqualificazione di tutti i servizi pubblici in ogni quartiere della città, dalla raccolta differenziata alla cura del verde, dal sistema dei trasporti pubblici con le circolari veloci, all'efficientamento della rete idrica e di quella di illuminazione pubblica. Mario Occhiuto è passato poi ad illustrare il programma dei prossimi anni, che prevede progetti complessi di riabilitazione urbana dei quartieri, con importanti opere pubbliche in ogni area che serviranno come elementi catalizzatori utili alla riqualificazione delle zone residenziali monofunzionali create negli anni 70. A queste aree saranno aggiunte nuove funzioni, nuovi servizi, nuove attrezzature. Oggi intendiamo recuperare quelle aree che sono un po' più marginali, con interventi più complessi, di riabilitazione urbana, di rigenerazione sociale. Pensiamo che per esempio la città debba essere strutturata nel verde, in questa zona in particolare intendiamo avviare un progetto per la prosecuzione del Viale Parco verso la zona ovest, quindi verso Castro Libero, lungo il Campagnano, vogliamo riqualificare il fiume Campagnano con opere di ingegneria naturalistica come stiamo facendo sul Lungo Crati e sul Busento, con i massi, con un terreno vegetale in modo da eliminare quel sistema di inquinamento che esiste nel fiume, anche di crescita così di vegetazione spontanea, di canne. Vogliamo creare intorno a questo fiume Campagnano un'oasi di verde con le piste ciclabili, con i percorsi benessere, dall'altro lato quindi collegarla con questa cittadella dello sport, dove ci saranno prima il quartiere fieristico che abbiamo smontato e dobbiamo adesso ricostruire dall'altro lato, poi i vari campi sportivi, poi l'ex bocciodromo che diventerà un balaghiaccio e una grande opera pubblica che è lo stadio con l'auditorium, che sarà un'opera di architettura contemporanea. E questa città dello sport in questo modo qualificherà, con questo viale verde alberato, questa oasi verde che comprende questa città dello sport, tutta la residenza che parte poi da via Popilia dall'ultimo lotto e arriva fino allo stadio. Quella di Mario Occhiuto è una campagna elettorale vissuta tra la gente nei diversi quartieri della città. Interlocutori privilegiati sono tutti i cittadini che nei programmi e nei progetti di Mario Occhiuto, giorno dopo giorno, vedono disegnato il futuro di una Cosenza sempre più bella, solidale, accogliente e sostenibile. Noi siamo vicini ai cittadini, vogliamo incontrarci con i cittadini. D'altra parte la mia aggregazione, che comprende 15 liste, è un'aggregazione civica, non abbiamo gruppi di potentati politici che sono tutti dall'altra parte, quindi il nostro contatto e anche la nostra forza viene proprio dal rapporto che abbiamo con la comunità, con i cittadini che hanno visto le opere che abbiamo realizzato e le attività compiute in questi anni e che quindi ci daranno fiducia per i prossimi anni, con un programma che sarà la prosecuzione di questo percorso che abbiamo immaginato per creare questa città delle buone pratiche, questa città sostenibile, questa città più bella e ricca, con percorsi che possono essere di sviluppo e di crescita anche rivolte alle giovani generazioni. Vedo con piacere che c'è un grande spirito di squadra alla base di questa campagna elettorale, che fa riferimento ovviamente al mio schieramento. Ci sono tanti candidati, seppur appartenenti a liste diverse, che insieme partecipano a dibattiti, a presentazioni di candidature, quindi si porta avanti un progetto al di là di quelle che può essere la competizione fra un candidato e l'altro per una possibile elezione in Consiglio Comunale.